Ciao a tutti amici di Phonitalia.com, quest'oggi andiamo a recensire il Philips Fidelio Sound Avia. Che cos'è? È fondamentalmente uno speaker wireless compatibile con AirPlay, quindi quella funzione che ci permetterà di sfruttare questo speaker e di sentire tutta la nostra musica presente su iPhone, iPad o su iTunes direttamente da Mac o PC tramite Wi-Fi, quindi senza fili. Come vi dicevo prima, questo è appunto, è uno speaker compatibile con il Wi-Fi, quindi di casa nostra, disponibile sullo store online di Apple o in quello fisico al prezzo di 152 euro. Questa è la sua scatola, abbastanza grossa, e non ci resta altro che aprirla. La mettiamo di lato. Che cosa troviamo? Troviamo qua. Apriamo subito. Abbiamo il classico connettore per l'alimentazione, un cavetto AUX e le istruzioni per andare a collegarlo tramite wifi della nostra rete. E adesso prendiamo il nostro ed ecco fatto. Sposto via un attimo queste cose ed eccoci qua. Basterà toglierlo. Dalla carta ed ecco qua che abbiamo il nostro Fidelio. Adesso io lo vado ad attaccare e arrivo subito. Bene, eccoci tornati, l'abbiamo collegato. Come potete vedere dal LED blu, il dispositivo è perfettamente collegato all'alimentazione. Vediamo rapidamente la parte dietro. Abbiamo ovviamente il connettore con anche una presa USB qualora volessimo collegarci il nostro iPhone, il nostro iPad o qualsiasi dispositivo via USB per ricaricarlo, mentre se volessimo ascoltare tramite cavo, chiaramente utilizzeremo il cavetto AUX. Qui abbiamo questo pulsante qua che ci darà la possibilità di connetterlo tramite ovviamente alla nostra rete Wi-Fi via VPS oppure dovremo utilizzare una procedura un po' più lunga sfruttando direttamente il nostro browser internet. Ma vediamo subito allora come funziona. Chiaramente il nostro Fidelio è già collegato, noi prendiamo il nostro iPhone e come potete vedere abbiamo la possibilità di scegliere se riprodurre il brano musicale tramite iPhone o tramite Philips. Io ho selezionato chiaramente iPhone, perfetto, adesso l'abbiamo collegato, scegliamo una canzone, magari eccola qua. E adesso la facciamo partire. Ok. Quindi, visto che era appena collegato, ci ha messo un attimo a riconoscere e a far partire il brano, mentre, come abbiamo potuto vedere in questo momento, quando l'ho stoppato, e anche in questo caso, fa fatica un po' a partire. Non so come mai, dire la verità, nelle prove effettuate in precedenza la canzone partiva subito. Proviamo a vedere se è un problema di questa. Proviamo direttamente con un'altra. E no, invece il problema sussiste anche con le altre canzoni. Comunque, diciamo che non ci sono. Non è un problema. Se mandiamo avanti, anche in questo caso, impiega un po' più di tempo.
Facciamo anche la stessa prova tramite iTunes su Mac. Aspettiamo che si apra. Questo è veramente comunque un bell'oggetto, anche esteticamente parlando. Se volessimo utilizzarlo su qualche mobile o comunque far pandan, magari vicino a qualche nostro quadro, sicuramente non farebbe pessima figura, anzi, il contrario, sicuramente. Diciamo che comunque il prezzo è abbastanza buono, lo ripeto, sono 152 euro, e comunque sia per quanto riguarda il design, ma anche per quanto riguarda comunque le sue caratteristiche. Possiamo riguardare il dietro. Mi sono dimenticato prima di mostrarvi il tasto power per andare ovviamente ad accendere o a spegnere il fideglio e poi chiaramente anche in questo caso i tasti volume più e meno per andare ad agire direttamente sul nostro fideglio. Facciamo la prova con iTunes e selezioniamo. Si sta connettendo. Anche in questo caso impiega un po' di tempo per caricare la canzone. Però, come possiamo vedere, parte. Proviamo ad andare avanti. E anche in questo caso avremo la possibilità, ovviamente, di comandare il volume tramite il fideglio, che tramite il computer o comunque il dispositivo che stiamo utilizzando. Stessa cosa chiaramente anche per quanto riguarda l'utilizzo del cavetto AUX. Quindi sicuramente un ottimo dispositivo, purtroppo utilizzabile solamente in casa, dato che dovremo necessariamente collegarlo ad una presa della corrente. E questo è quanto. Quindi Philips Fidelio compatibile con AirPlay per ascoltare la nostra musica, che ne so, magari siamo in salotto oppure in cucina, sfruttando sia il nostro smartphone, il nostro iPhone o il nostro iPad, oppure direttamente da PC. Il suo prezzo è di 152 € e lo potete trovare sia sull'Apple Store online che in quello fisico e anche nelle altre catene di elettronica. Io vi saluto, vi auguro una buona giornata, ciao a tutti!